Posizionare il telefono, cosa non proprio banalissima. Forse ce la facciamo. Wow, non facile. Dovrei alzare un goccino però. Direi che così ci siamo. Ok, ci raggiungiamo, forse. L'hai fatto più o meno, ci siamo. Allora, oggi andiamo a utilizzare questa palette qua. Bellissima, Sugar Drizzle, Man I Love Frogs, in breve MILF, tutta duochrome. Non l'ho neanche ancora swatchata. Incredibile. Oh, uccisa. Allora, iniziamo subito con la base. Iniziamo con... poi io così non vedo la chat. Ok. Becca Zero si chiama, tanto ormai è introvabile. Primer, foundation senza pigmenti, la chiamavano. In realtà mi piace molto, che è un peccato perché... Non lo farò più. Però molto fresco, molto molto fresco, mi piace tanto. Ok. Ora, come fondotinta sto usando? No, partiamo dal correttore. Ho in uso due correttori, uno non è questo, ma è questo di Charlotte Tilbury e uno della, che io mi sbaglio sempre, della Maybelline. Preferisco quello di Maybelline. Quindi cerco di finire questo qui di Charlotte perché secondo me, anche se in realtà è piuttosto recente, lo trovo un po' più asciutto. Motivo per cui, cerco di andare a finirlo adesso. E non c'entra se io ho idrato tanto la zona perioculare o meno. Non cambia niente, non cambia niente. Tra l'altro ho notato che per il resto del viso in realtà non funziona benissimo, ma io lo metto un po' così giusto per pulire un pochino la spugnetta, ecco, forse così è meglio. Sono abituata al telefono in verticale. Per Instagram. Spugnetta qua, questa qui è di Bebella, brand americano anche questo. Spugnetta è veramente gigante, costa niente, costa pochissimo. Quindi io ho fatto un ordine da Bebella e ci ho buttato dentro anche le spugnette. Io non so se però... Allora, fondotinta sto usando questo qui di Chanel, il Perfection Lumiere Velvet. Mi piace molto perché è leggerissimo e dura tutto il giorno e dura anche con la mascherina. Vabbè, io non tengo la mascherina tutto il giorno in ufficio, però nei trasferimenti sì, nei viaggi sugli autobus tengo la mascherina. Mi rimane tra l'altro appena appena dove stringo la clip, chiaramente si sporca, ma il resto rimane pulita e lo trovo ottima. L'ho comprata veramente un sacco di anni fa. Il colore 10 beige, credo che sia il più chiaro. L'ho comprato un po' di tempo fa in realtà, quindi non è neanche nuovissimo, ma l'ho aperto da poco e non so neanche se lo fanno più. Magari hanno cambiato la confezione, lo fanno ancora, hanno cambiato la confezione, non lo so, non ho guardato. Ho una chat, non so se si sente vibrare, ho una chat di Instagram che stanno girando 8.000 messaggi, mi vedo tutte le anteprime sul telefono. Sì, perché le live le faccio col telefono, in realtà potrei farle con la macchina fotografica perché c'è un aggeggio per collegarla direttamente allo streaming, non ho ancora capito come funziona da... 6 mesi?
credo. Di più forse. Devo mettermi lì a studiare. Comunque, questa è. Poi, allora, non proviamo solo la MILF. Ho ricevuto da un'amica pazza, credo che si fosse drogata perché non c'è altra spiegazione. Ho ricevuto tutta la collezione di Odensize, la Solmane 2, ok? Quindi ho tutti i blush e tutti gli illuminanti da provare, che ho solo scartato ma non ho neanche aperto. Allora, adesso vado a utilizzare il mio stick per il contour di Be Perfect. Questo qua l'ho iniziato a usare quando è arrivato e siamo a tanto così dalla fine. Quindi dai, l'ho usato tanto. Lo uso finché non finisce. Motivo per cui uso sempre lo stesso prodotto. Mi piace tantissimo, lo trovo molto valido, molto semplice anche da sfumare. La colorazione è il maple. Ed è molto molto buono. E anche questo dura tutto il giorno sul viso. Be Perfect come marca mi piace un sacco. Ho quasi preso tutto oggi, incredibile. Allora, pennelli, io sto usando questi qui da The Artitude, brand indie UK. Pennelli sono fenomenali, fenomenali, mi piacciono tantissimo. Mi piacciono talmente tanto che ne ho comprati due set. Ho preso il primo quando li ha messi un po' di tempo fa in vendita anche singoli, e io ho deciso di prendere un altro set e un altro e qualche singolo da occhi, perché li trovo molto adatti. Li trovo molto adatti a chi come me ha in realtà l'occhio piccolo, perché sono molto piccoli, e quindi questi sarebbero da lavare adesso. Oggi, se riesco, li lavo. Oggi io e la Nanerottola andiamo a vedere una mostra su draghi e dinosauri. Vediamo. Speriamo sia carina. Ok. Allora, blush, dicevo, cioè ci sono tutti questi qua di Odensize nuovi da provare. E allora, i viola credo che siano gli illuminanti. Gli illuminanti. Quindi apriamo questi qua che non ho aperto, per cui ci vorrà un attimino. E vediamo, scegliamo un colore. Pulce, vuoi aiutarmi un secondo? Sì. Dai. Allora, tieni, apri tutte queste scatoline qua. No, con le mani, tu hai le dita piccole, probabilmente ce la fai. Ce la fai con le mani. E non vengono fuori, sono imprigionate. Le scatoline le buttiamo, cosa dici? Cosa teniamo a fare? E allora, io ne ho aperto una a caso che tra l'altro è Orange Sunny, si chiama. O Non ce la faccio, prendi dovrebbe. le forbici, ti apri la forbice e fai leva. No, 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 così ti fai solo male. Così. Faccio vedere, mostro per così, visto? E non ti fai male. Stai attenta. È un filino più distante dai miei occhi. Allora, questo dicevamo Orange Sunny. Ce la fai, amore? Sì, anche se si rompe, intanto se dobbiamo buttarla via. È scuretto, però. Sì, è proprio come sembra in camera. No. Qua Sì. Vediamo che vediamo cos'hai lì. Intanto io ne apro un altro, poi tu ti apri tutti gli illuminanti. Ok, voilà. Questo qua si chiama Sienna Lustre. Quanta carta c'è dentro? Bellissima la confezione. L'unica cosa è che il packaging così di plastica, secondo me, è un fili. Wow! Questo però è più Villa. brillo, più brillo, però è bellissimo. Ma potremmo usare questo. È un filo tanto luminoso per. Sì, lo apro io. Per me, perché non essendo più una ragazzina, grazie. Insomma, qua
l'altro ieri. Sì, ieri ho messo un illuminante di Glam Shop, che vabbè è un po' granuloso già di suo. O qua sembrava che io avessi dei crateri. Allora, Peach Glim. Sono anche un po' dure da aprire queste confezioni qua. Devo essere sincera. Qua c'è qualcosa che ciotola. Ciotola. No, invece no, anche questo è un altro luminosissimo. Wow. Peach Glim, vediamo questo. Questo è più scuretto, forse già lo riuscirei a utilizzare meglio. Questo è tanto luminoso, magari si può usare come illuminante in realtà. Bello, adesso ci saranno quelli più rosatini. Amore, guarda, vedi, tiri via così. Ok. Sì, dammi il tuo. Poi passeremo 2 ore a raccogliere la carta che abbiamo lanciato in giro. Rose It Love. No, cercavo di aprirlo dal lato sbagliato. Anche questo è un altro shimmer. Oh, mamma mia, che riflessi. Vediamo se riesco a fare. Ecco. Giriamo giù questo. Per me questo è un altro illuminante. In realtà io non li uso non topper blush, no. E quello è già fatto. Questo si chiama Warm Sun. Ah, questo è opaco. Questo secondo me è bellissimo. È molto delicato, molto molto delicato. E opaco. Secondo me questo è uno di quei colori che sta bene a tutti, 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 tutti. Lo carico un po' di più giusto per farvelo vedere perché l'ho messo in un Passeremo punto 2 ore poco intanto. infelice, cioè poco felice. Questo sarà rosa, quindi. Abbiamo finito? Sono. Sì, perché tre opachi e tre shimmer. Apri tutti questi qui bluette. Sono 5, credo. Guarda qua dentro. E poi in realtà mi sono arrivati anche due blush di 6. Due blush di Little Cosmetics, di quelli nuovi. Che io non ho mai provato i blush. Mazzio! Niente, è una mia amica che ha scritto. E anche questo è molto bello, secondo me è molto facile da dosare. Quindi a questo punto, scusate, riprendiamo questo qui, è lo scuro scuro, questo più o meno pulito, e lo metto qua. Sì, quelli opachi direi che è facilissimo da usare, facilissimi. Quelli shimmer, un po' tanto shimmer per la mia età. Allora, uso questo che si chiama Warm Sun, abbiamo detto che è l'arancionino più chiaro. O forse ci sarebbe meglio, no, ci sto bene tutto. Perché la palette che usiamo è questa. Questa. Che poi in realtà bisogna che la mescoliamo con qualche cos'altro, ma ho un sacco di cose nuove da farvi vedere. Davvero, amore, sì. Sì, perché quant'è che non faccio No, un video e non fa niente. Quant'è che non faccio un video? Non registro. svegliata È tanto, sì, non ho avuto più tempo. perché Allora, vado in ufficio. perché vado in ufficio e quindi. Poi dopo dobbiamo registrare, ma non so se la facciamo live dal vivo oppure lo registriamo e lo mettiamo online magari domani. I prodotti finiti. Abbiamo finito anche questo mese un sacco di cose. Miliarda. Un miliardo, un miliardo. Quindi, sì, questo blush mi piace tanto. Blush mi piace proprio tanto. Allora, adesso li chiudiamo un attimo e li mettiamo lì. Vi faccio vedere di Lethal. Ho preso Dai, che l'altro, scatola. è Ho fatto la bellissimo, però scatola sono stata poco coriandoli. furba. Ho preso questo qua che si chiama Floret, che è Aspetta, no. comunque doratino, cioè ha queste cose doratine dentro. Un secondo, Topo, mi guardi da qualche parte qua? Forse in un cassetto? Tipo quella, mi passi quella? Bello, grazie, lo mettiamo via. E cercami sempre in questa scatolina qua, ci dovrebbe essere un'altra confezione di questi. Qua ci sono tutte le mie cose da viso. Questi sono due illuminanti di Electrum.
Questi sono due blush vecchissimi di MAC, ma devono avere 10 anni. Questo in realtà l'ho ricevuto in omaggio da qualcuno. Il problema è che non c'è scritto niente dietro e io ho buttato via la carta. Questo anche non so in realtà di che brand sia. Esatto. E li tengo qua in modo tale da non Posso perderli. buttare anche queste? Certo. Dammi questo invece. E ho preso l'altro un pochino più rosato. I due un po' più chiari, che si chiama, questo si chiama Blossom. Perfetto. Ho fatto una scatola così andrei di nuovo. Però è bello scimmerino anche questo, in realtà. Vabbè, staremo a vedere. E passiamo agli occhi, che in realtà è quello che dovevamo fare fin dall'inizio. Però prima faccio le sopracciglia. Non avete idea del macello che c'è in questa stanza. Un disastro, un disastro. Invece, se dovete comprare delle salviette, allora, queste salviette sono in camper da almeno 2 anni, erano aperte. Io le salviette in camper le uso per, che ne so, mi devo rinfrescare un attimo, no? Non le uso per nessun altro motivo. Me le sono portate via perché ho detto, sono vecchie, me le porto a casa, almeno le uso. Sono perfette, perfette, della Despar, che tra l'altro a Genova non credo ci sia. Allora, dicevamo sopracciglia. Sopracciglia, sono ormai innamoratissima di questo prodotto di Jensé. Jensé, io continuo a non capire come si pronunci. Veramente fenomenale, fenomenale. Io spero veramente che facciano uno appena appena più chiaro e me lo mandino. Perché non avevo mai usato il mascara per le sopracciglia e mi chiedo come ho fatto a vivere senza. Ho visto volare la qualunque in questo momento. Boing. È veramente, veramente strepitoso. Allora. Ma tra l'altro io pensavo che mascara, per chi ha veramente quattro peli in croce come me, non fosse un buon prodotto da usare. Ma ero un... mi sbagliavo un sacco. Questo l'ho ricevuto in PR, non so se l'ho detto prima. Cipria, sto usando questa qua di Chanel che in realtà non finirà mai, penso si riproduca la notte perché se la confezione è da tipo 30 grammi. Mai più una confezione di cipria così grande, mai più. Non finisce mai. Cioè anche se mi piace e dopo un po' mi piacerebbe anche usarne un'altra. Ok, me la metto giusto sul naso, mento e un pochino qua sulla fronte e via. Illuminante, Minime sta aprendo tutti. Pink Star. Pink Star, io me lo aspetterei rosino, e infatti sì. Ma non è bianco. Sì, ma è bianco, ma vedi che ha qualche riflesso, che però non so se si vede il riflesso, No, non forse. si vede. Non si vede lì, vero? No. No. Vediamo così. Così sì, si vede che si spunta. Nì. Questo è il massimo che possiamo fare con dove abbiamo messo il... Perché ho messo il telefono dietro la luce. Cheerios! Questo si chiama Warm Sunshine, quindi me lo aspetterei giallo. Più o meno, sì, più o meno. Giallino. Doratino, sì. Poi abbiamo Lavender Dream, questo bellissimo. Bellissimo, guarda qua. Spettacolo. Io Wow! avrei aspettato una viola. Ma questo in realtà forse è più blu. È blu. Dai, cielo è più blu. Na, 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 na. Bello, Dai, bello. lassù. Allora, però è un'altra canzone, secondo me. Comunque, stamattina, a parte che mi è suonata la sveglia alle 6 perché non l'avevo tolta, questo si chiama Azure Shine. Perché è 2 azzurri? Cioè, così e dove è caduto? Allora, Azure Sunshine.
È un pochino più cremoso dell'altro. Questo, secondo me, ha qualche riflesso un po' più rosa. Basta, sono finiti? Anche se si chiama Azur. Poi abbiamo Rose Sky, che quindi sarà ancora più rosa del primo. Sì, è più carico. È rosa in maniera diversa, però. In realtà gli shift non si vedono mica male così, eh? Forse era più giusto mettere il telefono dietro la luce. E l'ultimo è quello verde, Moon Talk, che mi incuriosiva un sacco. Ragazzi, questo da usare è tosto, eh? Però è molto bello, molto bello. No, sono tutti molto belli, devo dire. Quello che come consistenza è un po' diverso è il lavender. È un filino più granuloso. Però belli, va bene, basta, bando alle ciance. L'illuminante lo decidiamo dopo, passiamo agli occhi perché abbiamo speso troppo tempo a parlare di niente. Allora, la mia base. Oh, ultimamente mi scompare tutto qua dentro. Ah sì, c'è anche lo specchietto. Tieni, amore, tiri fuori anche questo, per favore. Ok. Almeno la teniamo un po' impegnata. Bravissima, grazie. Ma se dovete sedere. E sia davanti che dietro perché doppio giro. La mia base è sempre quella di Simple Beauty. Il problema è che ora col telefono non vi posso neanche zoomare, credo. Si potrà? No. No, no, non se può, non se può. Allora, base occhi. Ero innamorata di questa base occhi quando ho cominciato a provarla. In questi ultimi 2 giorni, per fortuna non ti si è visto in camera che faceva le linguacce. Piantala. In questi ultimi 2 giorni in realtà, due no, qualche giorno di più, in realtà il trucco mi si è un po' rovinato qua, cosa che di solito non mi succede, cioè a me il trucco difficilmente mi si rovina, a meno che io non abbia quelle giornate particolarmente difficili per allergie varie che quindi mi lacrimano gli occhi. Allora sì, però lì c'è un motivo, lo so, mi lacrimano gli occhi. Allora, non me l'avete mai votata su Instagram, eppure è bellissima. Io non so perché voi non l'abbiate votata, perché forse è un brand no, che conoscete poco, ma ragazzi, questa qua è stupenda, cioè io ho già fatto vedere qualche swatch e piano perché questo mi si sta rompendo. Dovevo averlo appoggiato con delicatezza. Perché non l'avete mai votata? È bellissima. Va bene, no, dobbiamo usare dei prodotti, degli ombretti opachi perché la Mena e Love Frogs è tutta shimmer. Quindi vi faccio vedere l'altro nuovo arrivo, che è la Leather and Lace di Unearthly, che io continuerò a chiamare Alien per tutta la vita. Mai swatchata ancora? Aspettavo voi. Bellissima, bellissima. Ho visto qualche video di Angelica Nyquist, e direi in realtà solo il suo per ora, che ha fatto un look che mi è piaciuto tanto, 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 sui verdi chiaramente. Quindi prendiamo questa, facciamo qualche swatch perché in realtà non l'ho swatchata neanche io ancora. C'ho del blu sparso. Ginevra se n'è andata nel frattempo. Allora, già vediamo se riesco. Cioè, guardate i riflessi. È bellissima, bellissima, guardate, guardate la prima riga, quella più in basso, questa qua, come cambia. Cioè,
Cioè, questo sembra verde e viola. Adesso per gli swatch, che secondo me si vedono un pochino meglio sulla mano. Chiudi la porta. Di Chiudi papà. o la mia o quella di papà. Papà, non è. Allora chiudi la mia. C'è una ricetta lì, non so più. Allora, io. Tu puoi stare dove vuoi. Cioè, questo qui è bellissimo. È un colore che secondo me c'è in altre mille palette. Oh, però si vedono bene i riflessi oggi. Questa è la prima riga, passiamo alla seconda. Consistenza è quella tipica di Sugar Drizzle in realtà. Io ho diverse palette loro e devo dire che sono tutte così. A me piacciono perché sono cremosi, non troppo morbidi come mi succede con altri brand che è un attimo fare il buco nella cialda perché insomma con la delicatezza d'elefante che ho io. Non so se si vedono bene i riflessi perché in realtà li ho messi in un punto che non riesco tanto bene a girare. Però sono questo colore qua, che si chiama Lip, è un rosa oro, ma è luminosissimo, è incredibile. E questo qui allora, questo è un colore che secondo me ho di Pastel Roses, ce cioè l'ho di St. Angels and Sinners e potrei avercela anche in una palette di Simply Posh, però è bellissima. Ultima riga e poi decidiamo cosa usare e poi magari mi pulisco. Dato, cioè, tutto chiuso, adesso sto morendo di caldo, vabbè. Questo qui che è doratino, questo bel verde. Io in realtà ho una maglietta grigia, quindi qualsiasi cosa usiamo va bene. Tanto posso anche cambiarmi per uscire. E dove le mettiamo? Le mettiamo qua. 1 e 2 e 3 e 4. Sono questi quattro qua. Belli, belli luminosi, veramente belli. Questo verde qua è stupendo ed è questo qua, Milf. È veramente bellissimo. E ha questo riflesso più scuro. Non so se vedete nello specchio. Bello, beh, la palette è molto bella, molto bella, se ne sentiva la mancanza forse no, ma vabbè. Invece parlando di prossime uscite, sono molto interessata a quella di Ainsley Rain, perché fa uscire la palette Gemini e all'inizio, allora direi che secondo me uso questi due colori qua, che sono Frog Life e Milf e poi vabbè uno dei chiari. Lo dite? E secondo me stanno bene insieme. E magari anche questo. Iniziamo. Allora, inizio con questa e vado a mettere questo qua, che si chiama Vintage. Dicevo, fa questa palette Gemini, lei fa tutte quelle dei segni zodiacali, ha fatto Pisces, Aquarius e Sagittarius forse, e adesso fa appunto Gemini, ha già fatto anche Aries ma non era disponibile quando la volevo prendere e quindi non l'ho presa. Sembrava che ci fossero dei glitter, così le ho scritto, le ho chiesto, in realtà non sono glitter, quindi vi lascio immaginare quanto fossero luminosi per sembrare dei glitter, ma io glitter faccio no, perché se sono glitter non la prendo. E invece no, c'è un elastico qua. No, aspettate che lo prendo. Madonna, che disastro! No, cioè vi farei vedere per terra. No, in scarica. Allora, qual
è la differenza tra oggi e le live su Instagram? È che sulle live su Instagram di solito metto il telefono in un'altra posizione, che secondo me è più furba. E secondo me si vede meglio. Oppure la differenza è che io vedo meglio lo schermo, perché è più vicino. Non so, perché stamattina ero così di fretta, fare, fai, fai, attacca, su, veloce, eh? Spectrum Collection, se dovete comprare dei pennelli, anche questi qui, questi rosa con le setole blu sono buoni, ottimi. Non sono tutti così buoni di Spectrum, secondo me. Questo qui invece è by Nicola. Il pennello è anche buono in realtà, ma secondo me non ne vale la pena. Vado a mettere un filino di questo più scuro proprio nella piega verso l'angolo. Piega. Tanto cioè, i miei trucchi sono sempre fatti nello stesso modo, non è che io faccia chissà cosa. Oggi avremmo anche potuto fare un Halo Eyes, che è giusto un filino diverso da cosa faccio di solito, ma non riusciamo a provare abbastanza colori, sennò secondo me. E quindi, però potremmo provare, dai, proviamo, così cambiamo un pochino. Tanto poi se non mi piace o se lo ritengo un po' troppo pesante per andare alla mostra dei dinosauri. La mostra dei dinosauri mi sentirò giovanissima. C'ho tempo di struccarmi. Poi non lo so, voi domani fate ponte? Io in teoria sì, perché ho la bambina a casa, che la scuola finisce l'8 e domani giustamente fanno ponte, no? Vabbè, lasciamo perdere, che già doveva finire il 10, la nostra scuola chiude prima. Perché le nostre scuole qua a Genova sono riunite in comprensori, che non è, vuol dire che siano tutte vicine le scuole, cioè vabbè, sono più o meno tutte nello stesso quartiere, credo. Cioè, in realtà non sono sicura che la terza sia del nostro quartiere. Comunque, e siccome una di quelle del comprensorio è seggio, e quindi per preparare le lezioni, bla bla bla, chiudeva l'8, allora chiudono tutte l'8, cioè, non ho capito. Magari io ho scelto la mia scuola proprio perché non è seggio e tu me la chiudi uguale, eh? Che senso ha? Cioè, ho capito che sono 2 giorni, ma io non ero organizzata quella settimana, che cioè la prossima, che mio marito è in Svezia, io sono in ufficio l'8, 8 e 9, cioè, quindi vabbè, io ho la fortuna di avere i miei liberi che abitano sotto di me e quindi me la vanno a prendere loro. Ah, tra l'altro l'8 chiaramente te la danno a metà giornata, perché sia mai che poi lavorano troppo, no? Che neanche da dire è la mensa. La mensa è comunque aperta perché c'è l'asilo di sopra che invece rimane aperto perché è un'altra gestione l'asilo. Quindi vabbè, scusate la nota un filino polemica, però se non capisco. E qualche mamma anche riuscita a dar ragione alla scuola. Chiaramente qualche mamma che non lavora. Allora vado ad applicare prima questo che è Frog Life. Perché a me cambia, cioè ora io ho i nonni e quindi ho i miei e quindi mi cambia relativamente, nel senso non devo chiamare di corsa a cercare una babysitter che me la tenga quei giorni, bla bla bla. Ma chi i nonni non ce li ha disponibili, cioè doveva cercarsi una babysitter di corsa che le prendesse prima, eccetera. E quindi niente, insomma, qualche mamma, ah no, vabbè, ma cosa cambia? Ma cosa cambia? Ma Cristo santo, ma io sono in ufficio fino alle 5 del pomeriggio e io sono una di quelle che ha la fortuna di lavorare 7 ore invece di 8, voglio dire, quindi alle 5 io esco e 5 e mezza sono a casa. Sì, ma guardate, ritorna. Ritorna perché loro lanciano, vanno sold out, perché comunque sia non è che facciano tantissimi pezzi, ma torna disponibile sicuro. La cosa che non mi piace tantissimo, ma non solo di Sugar Drizzle, un po' di tutti questi indie brand, sai che non lo so perché l'ha pagata mio marito, ti direi un 12-13, 12-13. Ho letto sul pacco, ora non mi ricordo. Quel giorno lì avevo un pacco con 12 e un pacco con 15. Siccome sono arrivati insieme,
Sugar Drizzle e Alien e Sugar Drizzle. È rientrata la mia rotola. Sugar Drizzle avevo preso, che quando era uscita non l'avevo presa, poi era andata sold out, e la seconda volta che l'avevano riassortita non l'avevo presa. Ho preso anche Frost Flamingo, Frosty Flamingo, perché in realtà subito avevo detto: ma sì, no, non mi piace, cioè è bella, ma boh, sì, boh, io e Viola, quindi alla fine l'ho presa. Ed l'ha fatta uscire già 4 volte, credo, nel mentre. Sta venendo uno schifo il trucco, comunque ve lo dico. Orribile, bisogna che ci inventiamo qualcosa. E quindi così, quindi l'8 finisce la scuola, vabbè, il 10 lavoro da casa, il 10 notte torna la mia dolce metà dalla Svezia. La settimana dopo, niente, Nannerottola sta a casa. Non abbiamo preso centro estivo, insomma. Una settimana che poi lunedì e venerdì io lavoro da casa, quindi martedì, mercoledì, giovedì solo, deve stare solo con il papà, la nonna. Allora, adesso mettiamo Milfa al centro e poi vediamo come aggiustare. E poi andiamo via. Andiamo al mare in Croazia, a Rovigno, credo. Non sono sicura. comunque zona lì, siamo già stati zona lì in un altro campeggio. E sì, abbiamo prenotato boh, un po' di tempo fa, una piazzola in riva al mare, speriamo che ce la diano anche ombreggiata. L'altra volta che siamo stati in Croazia siamo andati con una coppia di amici che ha un bambino un po' più piccolo di Jenny, purtroppo, per cui non è che abbiano giocato insieme in realtà, e un cane come i miei, un cecoslovacco, femmina però. E ci siamo divertiti un sacco, un po' perché dai, in quattro ti diverti, i cani, vabbè, la loro è una femmina, quindi in realtà con me andava super d'accordo. Provo a sfumare un pochino perché in realtà ragazzi non mi piace. Io non so come si vede in camera, ma dal vivo non è bello. Dal vivo è orrendo. E ci eravamo divertiti tanto e avevamo fatto giusto una settimana al mare in un campeggio lì a Rovigno molto molto carino. E la cosa figa è che i cani in spiaggia sempre permessi, tranne in un piccolo pezzettino che forse era il pezzo più brutto della spiaggia in realtà. E poi loro avevano il camper con l'aria condizionata, quindi mattina si andava al mare con i cani. Li sfiancavi facendoli nuotare, eccetera, poi mangiavi, riposino, poi i cani li mettevamo in camper da lui con l'aria condizionata a palla e andavamo a fare il bagno in piscina, c'erano gli scivoli, gli spruzzi, quella roba lì, e ci eravamo divertiti un sacco. A sto giro non sarà proprio così perché in realtà noi il camper non abbiamo l'aria condizionata e quindi non possiamo lasciarci i cani dentro. Cioè, a meno che non sia veramente veramente fresco, ma insomma, viste le premesse di quest'anno, non credo. Poi magari lì è diverso il clima ed è freschissimo, però insomma, qualche dubbietto ce l'ho. Allora, secondo me devo tirare un pochino di più il verde sul viola. No, di solito mi viene meglio, l'Aloise. Forse ho sbagliato a scegliere i colori. Proviamo a metterci sopra qualcosa di più chiaro adesso. Forse il problema è quello. Boh. Cioè, il problema non è degli ombretti, il problema è proprio di cosa ho combinato io, secondo me. Non c'è abbastanza stacco. Non so se l'avete visto cadere, questo qui è un pochino più granuloso, perché è caduto proprio un blocco cioè sembravano più luminosi sbocciati qua perché sono questi due e
Caduto proprio un blocco di ombletto. Ombletto? Mi è sembrato di vedere un gatto. Allora, cosa ci mettiamo sopra che aiuti un pochino a schiarire? Forse ci metterei questo. Lo dite? Che dovrebbe essere questo qua. Quindi ora ce lo schiaffo al centro. Vediamo se svoltiamo. Forse già un filino meglio. Non è proprio il massimo. Ma ripeto, il problema non è la palette, non è la qualità degli ombretti, ma è il trucco. Che è venuto un po' una schifezza. Proverò a sfumare ancora un po'. Magari con quello chiaro, vediamo se. Niente, oh, ragazzi, quando non c'è verso, non c'è verso. Oh, sì, forse qualcosa abbiamo recuperato, ma poca roba. Allora, invece, angolo interno, usiamo un illuminante di Wooden Size, direi. Potremmo anche usare questo in realtà, che forse ci sta bene. Ebbene, ci sarebbe bene. Se no, potremmo usare magari quello verde. Ah, tra l'altro, dietro si vede, si capisce oltre che dal nome il colore perché cambia proprio il retro, tipo questo è rosa. Ah, sarà anche questo? Perché io non mi capacito che questo qui sia azzurro e non lavanda e non lilla. Mettiamo questo. Il print sulla cialda è veramente veramente carino. Luna. Tra l'altro, come dicevo prima, tutto sto set di Wooden Sai me l'ha regalato un'amica perché io non avevo intenzione di prenderlo. E lei un giorno arriva, l'altro giorno, arriva con questa scatola anonima però. E io guardo e faccio, boh, chissà cos'è, chissà che cosa non è. Allora, proviamo a usare questo, che è quello verde, che si chiama Moon Talk. Guarda, ti ho preso una cosina. Ah, sì, così sapevo che ne avevamo parlato, che non la prendevi. Ah, te l'ho comprata io. Questo quando ho aperto la scatola, te l'ho comprata io. Faccio, sei pazza? Sei impazzita? Si vede che è verde. Ma in realtà sul viso, secondo me, non così tanto. Vabbè, questo perché dov'è? Occhi, occhi, occhi. Allora, nella rima interna potremmo provare una delle matite. Era abbastanza prevedibile. Sono un genio. Allora, una delle matite. Proviamo questo verde qua, che è chiaro. Se no di verde c'è questo. Questo è verde secondo voi? No, secondo me è azzurro, 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 grigio. Questo colore qua che non ho idea di che colore sia, anche forse potrebbe starci. È un taupe forse, non ha un nome. Non ha un nome. Se no c'è questo che potrebbe starci, che è lavanda, cioè lillino, l'azzurro no, il nero no, perché se no usiamo la matita nera che uso tutti i giorni. Poi ce n'è anche una bianca. E boh, direi
Quindi potremmo provare questo perché è un colore veramente particolare. Poi se non ci piace mettiamo qualcos'altro. Le forbici. Sono tutte sigillate a una, anche tutti i blush, gli illuminanti erano in cioè, oltre a essere nel cartone che noi abbiamo fatto volare, non l'aprirò mai così, erano tutti nella plastica uno a uno. Dove vai? Però Cicci, mi sembra che non hai tirato la catena. Cioè, ormai che ce la fai, fallo. Perché prima non ce la faceva perché è molto molto dura. Chiudi la porta per adesso. La porta, Ginevra. Ma sì, va bene se vuoi togliere la plastichina tutta, però non la buttare per terra, che sennò questa non finiamo mai più di raccoglierla. Allora, il colore di questa matita È già rotta. che ho già rotto è marrone. E niente, questo Questa è Vasolina, è marrone, c'è per cui qua in il realtà quasi quasi no. Pensavo fosse colore. Ci sono qua top, i colori. sì. Allora usiamo Non questa. riesco ad Sì, perché aprirla. l'unica è girarla e poi togliere la plastichina. Però, cioè, la punta è già fuori e più di così non rientra. Io l'ho appena toccata e si è rotta. Allora, la metto dentro. C'è un po' delicatina. C'è da dire che fa anche caldo, eh? Non caldissimo come il weekend che dovevo andare a trovare Annalisa e non la zia Annalisa, un'altra Annalisa. E non ci siamo fermati perché stavamo morendo quando siamo andati il weekend scorso a Pistoia, allo zoo. Però sono belle perché scrivono bene. Cioè, sì, io non so in camera quanto, ma giuro che io lo vedo il colore. Lo vedi tu il colore? Sì, non sembrava convinta. Sopra invece mettiamo l'eyeliner in gel. Sto spostando un goccino più in là. L'eyeliner in gel sto usando questo qua di Ofra che come vedete sono. Dai, ne ho usato parecchio. Guarda che c'è il buco al centro. Ne ho usato parecchio. Sai che dobbiamo fare anche top lavare i pennelli. Dopo li lavo. Quindi io cosa faccio? Ne prelevo un po' ultimamente e siccome è un po' vecchiotto non è duro, ma lo lavoro un goccino col pennello sulla mano. Ok, sono riuscita a tagliare questo. Perfetto. Però la plastica poi buttala dietro nella sacchetta. E niente, faccio il mio solito eyeliner. Insomma, quel weekend lì dovevamo vederci con Annalisa. Ma alla fine le ho scritto: guarda, fa talmente tanto caldo che stiamo scappando, ce ne stiamo andando a casa. Siamo andati il venerdì a Siena, che era un po' che non ci andavamo. Secondo me, no, c'eri stata anche tu da piccina a Siena, vero? C'eri già stata un inverno, sì, un inverno. Che siamo andati a trovare degli amici che hanno una sorella di Kratos, direi. E siamo stati a Siena, che era inverno, c'erano gli alberi di Natale, i Ah, sì. mercatini anche, credo. Sì, forse sì. Però eri piccina, c'era Sì, forse Nook. sì. E poi siamo andati allo zoo di Pistoia, Mi che a me resta qua. piace perché in realtà lì hanno tutti animali di recupero, nel senso salvati da circhi, salvati da detenzioni illegali, animali salvati tipo i lupi, li hanno salvati, non sarebbero più in grado di vivere Da soli. da soli. Uno mi ricordo l'altra volta che ci eravamo andati, che in realtà non so se hanno ancora lo stesso perché era parecchio anziano quello che avevano ed era da solo. Adesso ne hanno due, ma faceva talmente caldo che non li abbiamo visti perché erano in tana, Però hanno chiaramente. visto delle persone li hanno visti e ci hanno detto che erano balenati. Esatto, delle persone li hanno visti, ci hanno detto che i nostri cani erano uguali ai lupi. E in effetti gli assomigliano molto come aspetto, sì. Soprattutto per chi magari non è, non so come dire, particolarmente o cinofilo o appassionato proprio di lupi, eccetera. I nostri cani ci assomigliano.
Poi se li guardi attentamente, cioè io che ho proprio la passione, quindi ho studiato, eccetera, eccetera, la differenza è, so riconoscere, non c'è così la vacca da un lupo. Però capisco che magari non è così. Per chi non è abituato a vederli, cerotto. Cerotto basta stringerlo, ma è un pennello che è 10, 1 euro, lo butto via. Faccio prima. E devo solo qua l'eccesso, se no è sporco. E quindi mascara, mascara. E quindi niente, siamo stati lì, c'era un caldo che lì. I cani avranno bevuto, penso. Ma lo puoi buttare nel sacchetto, scusami, invece di mettermela qua davanti, la spazzatura. I cani penso abbiano bevuto 200 litri d'acqua quel giorno, perché io avevo il terrore che si sentissero male. Sto usando questa mascara qua di Iconic London. Mi Prendi una cosa piace. per Sì, avevo il terrore stessero male, quindi li ho fatti bere veramente ogni 12 passi e hanno bevuto sì. tantissimo piccini. Hanno più bevuto che camminato. Hanno più bevuto che camminato e erano morti anche loro. Troppo caldo, infatti ho detto mai più si partirà se le previsioni danno temperature sopra i 25 gradi. Perché Oggi è massimo 25 gradi. vabbè, ma oggi siamo a casa però. Cioè, un conto è essere a casa tua e un conto è essere in camper o in giro per le città. Cioè, non si può, non si può. Allora, alla fine, dovessi dire, non mi dispiace. Poteva venire meglio il trucco. Ma ripeto, non è colpa dei prodotti, è che secondo me ho iniziato nella maniera sbagliata. Comunque, il correttore di Charlotte Tilbury mi segna, qua mi segna molto di più di quello di Maybelline, che infatti è un prodotto che ricompro da anni. Poi ogni tanto dico, ah, provo qualcosa di diverso e alla fine ritorno sempre a quello di Maybelline perché è veramente, veramente ottimo. Oh, che magari quando finisco quello di Charlotte Tilbury. L'ho visto, sai? Quando finisco quello di Charlotte Tilbury lo metto in uso. Quello di Huda, di cui, quello vecchio, non quello nuovo, di cui ho sentito faville, che ho usato per un pochino, ma vi dovessi dire non mi ricordo se mi piaceva oppure no. Tra l'altro avevo preso anche quello scuro scuro da usare per il contouring, per cui devo mettere in uso anche quello, così poi li finisco, che sono vecchiotti. Mamma, Ok, guarda cosa ho dimmi, scoperto. cosa hai scoperto? Che c'è una attrezzatura, aspetta un Sì, c'è per facilitare l'apertura, ma la modo migliore è che tu li giri e poi sì. strappi di lì. Io aggiungerei un filino di blush perché mi sembra un po' smuncico così. E ora ritrovalo. Vabbè, ho trovato. No, questo è shimmer. C'è scritto Peach Cream, anche shimmer. E c'è scritto dietro, ma io dovrei ricordarmi il nome, amore, cosa che non mi ricordo. So che c'è scritto dietro. Orange Sun. Ah, vabbè, vado a mettere questo che è quello un po' più scuretto. Molto attenta, ma a a metterne metterne poco, ad usarlo bene. E poi labbra. Labbra, in realtà starei su qualcosa di nude. Verde, eh? Allora, io lo metto verde, poi lo levo, però vi faccio vedere anche questi che in realtà non ho mai fatto vedere dal vivo. Oggi è un disastro, cari tutto. Che non vi ho mai fatto vedere dal vivo, non vi ho mai fatto vedere, punto. E sono questi qua di Be Perfect. E sì, c'è anche il verde. In realtà potete usarli È anche. gialla È giallo. e bianca. Potete usarli anche sugli occhi questi. Quello verde, che si chiama Toxic. È Prova. acido, cioè proprio Prova. verde acido, verde Kawasaki, non so come dire, no? Noi avevamo la moto, la Kawasaki, e nera, non verde. Ma io avevo una giacca di pinta pelle, non da moto, cioè era bellissima, e l'avevo presa al mercato con mia mamma, e aveva tutte le maniche verdi, le bande sui fianchi verdi, poi bianca al centro, non mi ricordo cosa ci fosse scritto, davanti era bianca e verde, credo. E secondo me era tipo così, forse un filino più acido ancora. E
Vi faccio vedere anche il giallo. C'è anche il bianco, è arancione, è azzurro, è rosa, è viola, è Io blu. proviamo. Wow. Wow. Non sta bene col trucco, ma se vedete bene Sta bene sulla mia pelle, sì. eh? No, Orribile il non so cosa giallo. dire. Puoi anche dire che fa schifo, eh? Non so. Allora, innanzitutto leviamo la maschera. Vedete la maschera con la labbra di Kaleidos che era uscita la Apple qualcosa? Uso sempre quella la mattina ed è veramente ottima. Mi piace un sacco. Allora, usiamo un colore normale, va, che è meglio. Tipo rosa, rosso, Tipo marrone. rosa, rosso, marrone. Ce ne sono degli altri qua. Questi. Ah, se no potremmo usare anche questo di Alien. Secondo me ci sta benissimo. Perché è un nude, si chiama Spice. Era uscito con una qualche collezione di Natale, quella Tartan. No, il nome non me lo ricordo. Ed è un bel colore, secondo me, perché è un neutro un po' speziato. Vediamo, al massimo arriviamo. Quindi non posso anche Questa cosa vedere dici? il colore. Nera. È un bel colore questo, sì. Io stavo dicendo il pennarello, ma Ah, signora, allora va anche quella. bene. Ti chiedono se ti è piaciuto lo zoo. Sì. Sì? Beh, argomenta un filino di più. È stata bellissima. Abbiamo visto la giraffa, l'ippopotamo, le L'ippopotamo nano, tra l'altro, come se pigmeo, l'ippopotamo pigmeo. la tigre, la leonessa, le tartarughe. Tartarughe? Ah, erano dentro, forse? No, erano uno No, stagno è vero, lo gigante. stagno gigante, le tartarughe, sì, erano enormi. I I pellicani, pellicani. Le scimmie. le scimmie suricati, Suricati, che belli. Che belli i suricati. Suricati, il panda il rosso, panda il rosso. E le scimmie hanno panda litigato con Manzo e Manzo ha litigato con le scimmie. È stata un'esperienza. No, io mi sono spaventata perché praticamente lei e il padre sono entrate nella zona dei retti. Io ho detto, vabbè, c'è chiusa, c'è un sacco di gente, aspetto fuori. Eravamo con i cani. Eravamo davanti alle scimmie. Aspetto fuori, c'era una panchina lì a fianco, mi sono seduta ed era davanti al recinto delle scimmie. Io lì per lì non ho guardato, forse non, era in fondo, non si vedeva. Morale della favola, Manzo, che non ha considerato nessun animale per tutto il giorno, ha cominciato a ringhiare e questa scimmia è partita a fuoco, è arrivata in quel pezzo lì, c'è un pezzo di vetro. A sbattere contro il vetro, ma cattivissima con i denti di fuori, urlando come una matta. Tempo che io realizzassi, escono altre due scimmie dalla casetta e anche loro arrivano lì a sbattere. Che faccio vedere, no, anzi, adesso ci spostiamo perché gli diamo fastidio e quindi ci siamo spostati. Ma certo, non ci fosse stato il vetro, avessero potuto uscire, ci picchiavano, ne sono convinta. Ma vabbè, comunque, però no, È ripeto, è molto stata bello perché sono tutti animali di recupero. bellissima. Riescono anche a farli riprodurre un pochino. Tutte le volte che andiamo, perché noi siamo già stati un'altra volta, scambiamo parole qualche parola con la gente che ci lavora. Ma perché coi cani loro ci fermano, allora ti metti a chiacchierare, eccetera. E la cosa bella che mi piace è che è tutta gente che vedi che è appassionata in quello che fa.
Cioè, sì, è un lavoro, ma è una passione anche, quindi è molto bello. E appunto ci mangio. raccontava del lupo che era anziano, che non erano riusciti a farlo riprodurre, che probabilmente riuscivano a far invece riprodurre, che poi ho scoperto che ce l'hanno fatta, ma non mi ricordo quale animale, ma forse le lince, la lince. Insomma, bello, bello. E va bene, direi che il trucco non abbiamo dimenticato niente. L'illuminante non è così sbam come pensavo. Potremmo anche mettercene ancora un po', forse. Vi faccio vedere, già che siamo qua, la palette di Udensai. E poi direi che ci fermiamo. Che è questa, la Solmane 2. Ed eccola qua. Devo dire che è un filino più bella dal vivo che dalle foto dei video che avevo visto. In realtà i colori mi sembravano un po' più smorti. Ci stiamo mettendo troppo perché è la seconda volta che si spegnono dallo specchio. Quindi sì, quindi prossimamente userò questa. E basta. Io vi ringrazio per essere stati qua con noi per una lunghissima ora. Ora. Un'ora, sì. Davvero. È davvero. Oh. E ci vediamo presto. Bacio a tutti. Ciao. Ciao. Saluta. Ciao. Madonna. Ciao, buona giornata. Ciao.